Polpette al sugo, preparate il pane per la scarpetta. In una ciotola prepariamo 500 g di carne macinata, saliamo, poi aggiungiamo un uovo, 30 g di formaggio grattugiato, del prezzemolo tritato e diamo una mescolata. Aggiungiamo 100 ml di latte e 120 g di pan grattato un po' alla volta. Impastiamo con le mani fino ad ottenere una consistenza omogenea e non troppo morbida. Se serve aggiungiamo ancora un po' di pan grattato. Ora diamo forma alle polpette arrotondandole tra le mani. Devono venire grandi più o meno come una noce. In una padella facciamo soffriggere un po' di cipolla e carota tritata con un po' d'olio. Aggiungiamo anche le polpette e facciamole rosolare. Sfumiamo con un po' di vino bianco. Quando il vino è evaporato, aggiungiamo 400 g di passata di pomodoro. Aggiustiamo di sale. Copriamo e lasciamo cuocere una ventina di minuti mescolando di tanto in tanto. Prima di chiudere il video vi do qualche piccolo consiglio. Se volete un sugo un pochettino più cremoso, prima di mettere le polpette in padella, passatele nella farina. Questo è un consiglio che mi ha scritto Mary. Quando lei fa le polpette al sugo, ci fa primo e secondo. Una volta cotte le polpette, le toglie e utilizza il sugo per condire la pasta. Oppure, se fate le polpette più piccole, grandi come un'oliva, potete utilizzare il tutto come condimento per la pasta e fate un buonissimo piatto unico. Finalmente è arrivato il momento della scarpetta.